È tutto pronto, vi abbiamo fatto compagnia, nei giorni scorsi, con piccole anticipazioni sui social, ma ora è arrivato il momento di svelarvi il cast della terza edizione del reality più famoso della TV. Ilary Blasi e Alfonso Signorini, al timone del programma per il terzo anno consecutivo, assicurano che il mix scelto funzioni e che le premesse per divertirsi ci sono. Scopriamo insieme gli inquilini che il 24 settembre varcheranno la famosa Porta Rossa, pronti per una nuova avventura, e Andrea Mainari chef che accompagna, da anni, gli italiani. La cucina è il suo regno ed ha intenzione di avere, anche nella casa, tutto sotto controllo, dalla spesa alla dispensa, solo così potrà preparare le sue ricette. Generoso, lunatico e molto innamorato della sua fidanzata, è pronto a vivere un'esperienza fantastica. Benedetta Mazza, conduttrice e showgirl, è sempre ottimista e di buon umore, ma è anche preoccupata che qualche suo compagno possa creare qualche conflitto. Si definisce ingenua e ammette che questo potrebbe essere un tassello a suo sfavore. Ama viaggiare ed è preoccupata di non poterlo fare. Una volta entrata nella casa più spiata d'Italia. Eleonora Giorgia, attrice con una lunga carriera costellata da grandi successi. È istintiva, cordiale e autoironica. Partecipa per mettersi alla prova ed è pronta a scoprire come reagirà alla convivenza forzata con degli sconosciuti. Oltre agli affetti più cari, sentirà la mancanza dei libri, dei giornali e dell'orologio. Elia Fongaro, modello professionista, pronto a far scoprire al pubblico qualcosa di più su di sé. Preoccupato di perdere la propria libertà, partecipa per mettersi in gioco come ha sempre fatto. Enrico Silvestrin, speaker, presentatore, attore e musicista. Ama dare consigli, ma riconosce anche di essere un po' lunatico. Non ama gestire i conti, ma è pronto a cucinare, pulire e fare giardinaggio. Gli mancherà non sapere cosa succede fuori dalla casa. Fabio Basile, oro nel judo alle Olimpiadi di Rio del 2016. Partecipa per provare una nuova esperienza e per scoprire i suoi limiti, sempre che ne abbia. I suoi pregi? La sincerità e la lealtà. Francesco Monte, attore, modello e influencer. Il suo miglior pregio? La spontaneità. Il suo difetto? L'essere permaloso. Varca la Porta Rossa per vivere un'esperienza forte. Porterà con sé due oggetti che appartengono a sua mamma. Con lui l'ordine sarà assicurato, ma una cosa è certa: non chiedetegli di fare lavatrici. Giulia Salemi, influencer solare, positiva e logorroica. Preoccupata per la mancanza di privacy, vuole scoprire se riuscirà a stare senza social, senza telefono e soprattutto, senza mamma. Ivan Cattaneo, cantautore e pittore famoso per la sua stravaganza. Si definisce sposato con la vita, ironico e impaziente. Partecipa per disintossicarsi dal suo cellulare, per farsi conoscere dalle nuove generazioni, ma anche per fare penitenza per aver abbandonato la TV 20 anni fa. Jane Alexander, attrice, presentatrice e modella, nota al grande pubblico anche per aver interpretato la famosa Lucrezia Vanni e Carina Elisa di Rivombrosa. Partecipa al Grande Fratello VIP per sfidare i propri limiti. È riservata, disponibile, ma anche testarda. La cosa che le mancherà di più? Ovviamente la sua famiglia. Le Donatella, Silvia e Giulia, prove di performere cantanti. Silvia partecipa perché vuole ricominciare a pensare a se stessa. Giulia, invece, ha tutte le intenzioni di mettersi alla prova. Entrambe sentiranno la mancanza degli affetti più cari, ma sanno anche di poter fare affidamento l'una sull'altra. Una parola da evitare con loro? Noia. Non sanno cosa sia. Lisa Fuscio Ubrette, celebre per quella che lei stessa definisce una spaccata finita male. Solare, allegra, sensibile, ma anche pronta a rispondere a tono. Partecipa per rinascere artisticamente. Una cosa è certa: non potrà fare a meno dei suoi immancabili tacchi 20. Esclamativo Martina di volto di meteo. It ha tutte le intenzioni di entrare nelle case degli italiani per farsi conoscere. È allegra, autoironica e pigra. Ammette di non essere molto brava a tenere in ordine le cose, ma adora cucinare. Maurizio Battista, comico noto al grande pubblico per il suo immancabile umorismo. Ammette di essere un po' permaloso, ma è pronto a mettersi alla prova. Sentirà la mancanza della sua compagna e di sua figlia, Anna, ma per affrontare il distacco è pronto ad entrare nella casa con una sua foto. Stefano Sella, modello e attore. Partecipa per una sfida personale. È esuberante, genuino, ma anche testardo e competitivo. Sentirà molto la mancanza di sua figlia ed è preoccupato di non saper gestire tutte le sue reazioni all'interno della casa. Walter Nudo, personaggio televisivo noto al grande pubblico per la sua partecipazione a diversi reality e fiction. Non è preoccupato perché tutto ci insegna e tutto ci prepara. Ama cucinare, ma evitate di chiedergli di pulire la cucina, una volta finito. È creativo e pronto per quella che lui stesso definisce la proposta giusta al momento giusto.